di fare, questi saranno 20 minuti, mezz'oretta, comunque è una buona opportunità. Benissimo, allora adesso il prossimo relatore, che è già qui con me sul palco, lo vedete, Max Ormea, che è maestro e ricercatore spirituale e allievo diretto e intimo da 17 anni di Sri Sri Ravi Shankar, personaggio che prima, mi ha corretto, prima faceva il creative director per multinazionali, anche fotografo, musicista, compositore, è riconosciuto in India come avatar. Avatar in India significa incoronazione? No. Incarnazione, sì, è un grande maestro, incarnazione del divino. Si presenta, avete il piacere di conoscere anche Mira, che è la moglie di Max, che lo accompagnerà in questa relazione, in questa conferenza, poi capirete anche il perché, perché è una testimonianza Mira, quindi capirete poi il perché. Quindi direi di accogliere con un grandissimo applauso Max Ormea e la moglie Mira. Eccoci qua. Buongiorno. Mi spiace se sto giù? Sto un po', Perché mi sento un po'... Eccomi qua. Bene, allora, sono felicissimo di essere venuto a questa iniziativa che è veramente è espressione di grandi entusiasmi e che sicuramente avrà in futuro sempre più attenzione, perché in questo momento, se ne saremo tutti accorti, la spiritualità, tutto ciò che è sottile, ha una necessità che va oltre l'impegno o la ricerca personale. Ci stiamo trovando in un momento in cui le risposte che non sono più presenti nel nostro ambiente devono per forza espandere le loro unità di misura e includere qualcos'altro. Ma se siete qua sicuramente perché sapete benissimo quello di cui vi sto parlando. E in questa ricerca, in questa espansione, secondo me, tutti coloro che oggi stanno sperimentando ciò che non può essere misurabile, perché poi è questo, no? Il significato e il valore vero della parola Maya, che qualcuno avrà sentito menzionare, illusione, di fatto in sanscrito vuol dire anche ciò che può essere misurato. E lascia un po' perplessi questa cosa, perché uno dice, ma come, scusa, ciò che può essere misurato di solito è qualcosa di scientifico, cioè qualcosa che insomma, su cui affidarsi, fare affidamento. E invece questi antichi dell'India dicevano, no, è normale che una cosa che può essere misurata, cioè non c'è niente di strano, tu utilizzi questo, lo ripeti, ma approcciare qualcosa che non può essere misurato, quello è veramente figo per uno scienziato, no? Il resto è solamente, tanto più che quando usiamo delle misurazioni che possono essere misurate, che cosa facciamo di solito? Che cosa usiamo per misurare, per esempio, la distanza di qui a là? Sì, la fisica, sì, ma che cosa? Un metro, che cos'è? Un'unità di misura. E da chi dipende l'unità di misura? Da qualcuno che l'avrà scelta. A questo punto qualunque cosa possa essere misurato, di fatto, è per forza relativo. E quindi allora loro l'avevano presa, avevano detto, va bene, mettiamolo nella scatola poco interessante. E invece prendiamo quello che è veramente interessante, cioè ciò che non può essere misurato. Io oggi vi presento uno dei modi di approcciare ciò che non può essere misurato. E quindi non mi chiedete come misurarlo, perché non ho più valida idea. Mi sono trovato un po' di anni fa nel percorso di mia ricerca personale, ma poi come sapete quello che facciamo per noi ricade su chi ci sta intorno, e per cui se siamo stressati stresseremo chi ci sta intorno, ma se ci illuminiamo portiamo beneficio anche a chi sta intorno a noi. Mentre facevo questa ricerca personale mi sono trovato in India, in un posto strano dove c'erano questi
listelli di foglia pressata, forse c'è, ecco, ne vedete uno dietro. E questa persona ha cominciato, aveva tutti dei tatuaggi strani, ha cominciato a parlare una lingua strana, e fino a che a un certo punto ha riconosciuto il nome Marisha. E in tutti questi nomi, tutte cose strane che io non potevo sapere perché era una lingua a me ignota, il nome però Marisha ha risvegliato in me, perché mia madre si chiama Marisa. E quindi mio padre, quando eravamo lì, dice: scusa, cosa stai dicendo? Marisha, Marisha! Si è spaventato, è scappato via dalla stanza, e poi ho fatto l'esperienza che a breve vi racconto. Prima di iniziare vorrei sapere, chi di voi è già stato in India? Così almeno sappiamo... Ah, non tanti! Allora, chi di voi vorrebbe andare in India? Questa è la domanda di riserva, la faccio sempre perché quando... Insomma, benissimo. Chi di voi ha già visto il video di Voyager sulle foglie del destino? Ah, perfetto. Benissimo. Allora, quindi molti di voi oggi incontrano per la prima volta questa cosa strana che nell'India del Sud si chiama foglie del destino. Perché è una cosa eclatante? Perché ho fatto questo preambolo? Perché dal giorno in cui ho incontrato la mia foglia è come se fossi stato sparato a manetta in un percorso che mi ha costretto poi a andare sempre più a fondo, sempre più a fondo. Sapete, quando poi uno comincia ad assaggiare è impossibile fermarsi. Quindi il problema è solo il primo passo, no? Quando poi la porta è varcata, poi tutto va avanti da sé. E quindi su questa foglia antichissima, che mi dicevano avesse 40-45 generazioni, quindi la foglia che ho incontrato per la prima volta, una foglia proprio, uno straccetto proprio di legno inciso, e queste persone erano in grado di raccontare dei fattori importanti della mia vita. Perché ho portato mia moglie? Perché lei è la prova vivente che quello che c'era scritto su quella foglia quel giorno del 2006 era esatto. Infatti c'era scritto che io avrei incontrato, sarei arrivato al matrimonio di lì a poco, per cui 3 anni dopo questo è successo, e con tantissima confusione, cioè descrivevano questo stato mentale estremamente confuso, e che poi avrei trovato la donna giusta scelta da me e dal mio maestro, e che sarebbe stata di un'altra casta, per cui di un'altra religione, e che il suo nome avrebbe contenuto i suoni M-R, e che avrebbe avuto un modern name, vuol dire un nome moderno, così mi tradusse il traduttore. E sapete, quando uno vi dice una cosa del genere, vuol dire, non è che ha detto niente di così eclatante, se non che 3 anni dopo, mentre andavo dal mio maestro e chiedevo: oh, Guruji, ma le relazioni non funzionano di qua, di su di là, lui si alza e dice: I will organize your marriage. Ho detto: cosa? Sì, ti organizzerò io il tuo matrimonio. Ma veramente io avevo chiesto solo un piccolo consiglio su come gestire le emozioni. Fa: no, 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 a posto così, vai. È sufficiente per descrivere uno stato confusionale come... È sufficiente? Io sono uscito e ho detto: ma adesso come faccio? Mi troverò... magari se mi trova una che proprio mi... Come faccio? Come fai a dire al maestro dopo 18 anni che lo segui che gli dici: no, guarda, questa non c'è qualcos'altro? Non si può, no? E quindi sapevo di questa cosa, ho detto: devo trovare un modo, perché ero disperato. Allora ho detto: ma magari ne trovo io una che mi piace e poi gliela presento e gli dico: senti Guruji, ma non è che, cosa ne pensi? No? E quindi ho cominciato ad andare in giro a cercare una ragazza. Poi in India nessuno mi voleva, perché non ero indiano, per cui non c'era modo proprio di avvicinarmi. No, possiamo essere amici, mio padre non accetterà mai, ma via, basta, finito. Alla fine
per una vicissitudine che adesso non vi racconto perché è stata una cosa magica, in quanto lei aveva fatto la stessa cosa da un'altra parte del mondo, ma anche lei non poteva accedere alla tradizione indiana, per in quanto lei è indiana ma residente in Sudafrica, non aveva modo di... Insomma, per una cosa che troverete nel prossimo libro, perché stiamo scrivendo, è una cosa fantastica, e ci incontriamo. Il momento che ci incontriamo, lei chiede come si chiama. Cosa aveva detto la foglia? M-R. Come si chiama? Mi. Ma come lo sapete già? Chi è che l'ha detto? L'avete già detto? Va bene. Si chiama Mira, è chiaro che nel momento in cui lui mi dice M-Ra, si chiama Mira, cioè è importante, cioè non sono due lettere in mezzo a 100 lettere, mi avevano praticamente detto il nome. È di un'altra casta religiosa? Sì, è indiana, parte da un altro paese, benissimo. È scelta da me e dal mio maestro? Direi di sì, perché con tutto il casino che ho fatto per cercare qualcuno che potessi anch'io presentargli, direi che è un fattore, è un dettaglio interessante. Ma però non ha un modern name, perché se sapete Mira è un nome di una divinità dell'India. Però sai, a me piace, chi se ne frega, no? E quindi ho detto va bene, fa niente, no? Scusa, voglio dire, combacia tutto, va bene così. Però mi era rimasto sto tarlo del nome moderno. Passano un po' di tempo, facciamo un matrimonio, vado giù in Sudafrica dove lei risiedeva e chiaramente il matrimonio, lei arriva con la sua piccola famiglia indiana di 500 persone, 500, e io porto 5 italiani, però facevano più casino loro di quelli dei 500, comunque li porto. Mentre siamo lì, quindi incontro tutti uno per uno, immaginate, il matrimonio indiano dura 4 giorni, non perché c'è tante cose da fare, ma perché per conoscerli tutti, 5 minuti per uno, passano 4 giorni. No, scherzo, è bellissimo il matrimonio indiano, una cosa splendida. E, c'è lo zio anziano, gli dico, ma scusi, uncle, come mai, siccome lei aveva un cognome, si chiamava Mbam, che è un nome indiano. Ho detto, come mai avete questo nome così, Mbam, un nome africano? Lui fa, no, perché il soprannome del papà era Bim e all'anagrafe quando è andato a registrarsi, questo non sapeva cosa scrivere, ha scritto Mbam e l'ha messo come cognome. Infatti è un errore, nella sua famiglia lei è l'unica che ha il nome Mbam, gli altri fratelli sono Singh. Modern name, no? Non voleva dire moderno, voleva dire recente, voleva dire che c'era qualcosa che era successo nel nome. In quel momento, anche perché l'avevo già sposata, quindi alla fine ho detto, benissimo. E da lì è iniziato un mio viaggio, no? Scusate queste cose così, adesso parliamo anche di cose un po' più profonde. Il concetto però è che ho scoperto che su queste foglie qualcuno anticamente aveva scritto la vita delle persone e che quindi era possibile in qualche modo prevedere nomi o date o situazioni, ma non in un modo come si fa normalmente in un consulto astrologico dove magari ti dicono determinate cose, con dei dettagli che magari su certe cose sono totalmente inesistenti o generici e su altri invece estremamente precisi. E così ho cominciato a investigare. La cosa interessante di tutto questo procedimento è che questo significa e presuppone che ci sia un luogo o uno spazio in cui le vite delle persone sono in qualche modo catalogabili. E adesso questa è una parola che fa, dice Madonna, catalogabile, scusa la mia vita, come può essere catalogabile? E allora ho cominciato a investigare. Fino ad oggi ho portato a leggere, a trovare e poi a leggere la loro foglia circa 250-260 persone, di cui alcune sono qua in sala. E la cosa interessante è appunto che avevano scoperto che in tutto il genere umano ci sono 108 tipi di impronte digitali, tutte le razze,
tutte le razze del mondo sono iscrivibili in 108 tipi di impronte famiglie. Poi chiaramente ognuno ha la sua famiglia, cioè ha la sua impronta specifica, però appartiene sicuramente a uno di questi 108 gruppi. E questo è interessante. Allora ho cominciato a guardare, ho detto, ma scusate, l'impronta digitale, queste linee, ricorda un po' la, non so, l'immagine, gli anelli di un albero, gli strati geologici. Sembrerebbe che esiste la possibilità di mettere la vita di un essere umano in una prospettiva che ha un suo svolgimento, una sua evoluzione. Ecco perché è possibile individuare la posizione in cui qualcuno si trova. E quindi io cominciavo a fare delle domande, dicevo, ma scusate, ma il destino è tutto scritto o allora c'è la libertà? Io mi sento di aver scelto la mia vita in qualche modo, però alle stesse volte, certe volte invece mi sono sentito che sono stato spinto a fare delle cose o obbligato. Quanti di voi pensano che esista un destino scritto? Adesso l'interno. Quanti di voi invece pensano che il destino sia scrivibile? Ma le stesse persone? Come mai? Quindi ci sono delle situazioni, delle volte, in cui noi prendiamo una posizione rispetto a quello che sta succedendo, giusto? E ci sono invece delle altre volte, quali sono le altre alternative? Lasciare andare le cose come vanno. Vediamo il problema in un'altra prospettiva, perché a questo punto ci troviamo in mezzo a due blocchi. O è tutto scritto, o invece sono io padrone della mia vita. Il vero problema, invece, è un altro. A che punto mi trovo io nel percorso che accomuna a tutti, tra poca libertà a tanta libertà? E questo è il problema. A che punto sono io del processo di liberazione? Oggi con voi possiamo parlarne perché sono temi del processo di liberazione. Cosa vuol dire liberazione? Quando dice, io faccio quello che voglio. Sì, ok. Allora, partendo da quello che io sono, come faccio a sapere a che punto sono di questo percorso? Ma soprattutto, prima vorrei definire bene il percorso. Qual è il percorso vero e proprio? Una persona che dice, io mi sento libero perché faccio qualunque cosa voglio. Il blocco, attenzione, poi parliamo del blocco. Però voglio sapere, come faccio a dire che io sono libero quando dico faccio quello che voglio? È una possibilità di scelta, sì, ma come faccio a dire una persona che dice io faccio quello che voglio, quindi sono libero? Attenzione. Bisogna però individuare. Bravo, grazie. Bisogna individuare una cosa, secondo me, importante. La persona che fa tutto quello che vuole, di fatto, è libera solo nella misura in cui è consapevole di questo. Una persona che è completamente reattiva alle emozioni e che segue qualunque cosa gli venga in mente, non ha una vita di azioni, ha una vita di reazioni. È una vita di reazioni? È una vita libera? No. È la vita di una macchinetta del caffè. Come funziona la macchinetta del caffè? Metti la monetina, poi schiacci il bottone e lei fa il caffè. Se io scopro, come ti chiami? Se io scopro il pulsantino di Elena, ogni volta che io schiaccerò quel pulsante, Elena farà il caffè. Chi di voi ha la sensazione ogni tanto che qualcuno conosce dove abbiamo i nostri pulsanti? Facciamo la domanda in un altro modo. Chi di voi è sposato?
esattamente i bottoni da schiacciare, cosa succede? Lui, o lei, scusate, diciamo, li usa, ma non è quello il problema, eh? Il problema qual è? Che io faccio il caffè. Quando qualcuno si dice mi fa arrabbiare, è sbagliato, non è proprio corretto, non succede proprio così. Osserva bene cosa succede. Qualcuno arriva, fa qualcosa, e invece io cosa faccio poi? Sì, ma in che modo? No, prima di arrabbiarmi c'è un altro momento. C'è un momento prima di arrabbiarsi. Concedo, quindi è un permesso. È un permesso. Perché gli do il permesso? No? Perché quello che lui ha fatto è... Lui è arrivato, ha fatto qualcosa, io mi sono arrabbiato. Sì, lui può fare quello che vuole, ma lui è arrivato, ha fatto qualcosa e io ho dato a me stessa il permesso di arrabbiarmi perché lui ha fatto qualcosa di... sbagliato, qualcosa che io ritengo sbagliato. E allora da che cosa dipende, scusate? Credenze, convinzioni, idee, qualunque cosa. Solo perché io credo che questa cosa sia sbagliata, do il permesso di arrabbiarmi. Ma se io non avessi questo pensiero, mi arrabbierei? È impossibile farmi arrabbiare. Giusto? Allora la domanda è, una persona che fa quello che vuole è libera? Solo se è consapevole. Normalmente, quello che ho trovato dall'esperienza con le foglie è che avevano catalogato le vite dell'uomo in diversi livelli di consapevolezza. E quindi il livello è da tanta reattività e quindi poca consapevolezza, giusto? È lo stesso? Passiamo a poca reattività, tanta consapevolezza. Diciamolo in un altro modo. Da poca libertà a tanta libertà. Libertà da cosa? Liberazione da cosa, scusate? Da schemi, programmi, identificazioni, condizionamenti, idee, credenze, tutto quello che è. Questa è la liberazione. E cosa c'entrano gli altri? Cosa c'entra quello che ci capita nella vita? Niente. Se a me la pioggia ricorda quando ero innamorato e ho passato quella notte in motorino lì a Sanremo, sono di Sanremo, no? Facevo il bagnino alla notte così, ma che bello, il momento più bello della mia vita, ogni volta che pioverà, ogni volta che rimango sotto l'acqua, Madonna che bello, ma sai farmi vedere. Se invece questa cosa mi ricorda quando non ho passato l'esame perché stavo andando e diluviato, tutta la mia tesi si è spatasciata sul pavimento, ogni volta che pioverà per me cosa sarà? No, speriamo che non piova, no? Governo un altro. E quindi da che cosa dipende, scusate? Come facevano queste persone a fare delle predizioni? Oppure come si può fare in generale una predizione? Non devi predire quello che succede, devi predire se mi piace. Cioè devi dire, guarda, tu passerai un periodo, avrai la tua vita molto felice. Ma cosa vuol dire? Oppure ti succede questa cosa qua? Vabbè, questa cosa qua vuol dire che è positiva o negativa? E chi lo decide? Una persona che vive nelle sue preoccupazioni, com'è la realtà di questa persona? Una persona che pensa di essere sfigato dalla mattina alla sera? Ragazzi,
predizione. Come si fa? Come facevano questi poveri cristi dei ricci che volevano interpretare? Perché tutto è nella coscienza, è tutta una manifestazione della coscienza. E quello che loro volevano fare non era di individuare se questa persona incontrava questo, quest'altro, se lui si sposa, se un altro si sposa. Era capire a che punto del percorso questa persona fosse, e poi aggiungevano un altro pezzo, erano interessanti a vedere un'altra cosa. Le scelte che questa persona fa, cosa provocano? Conseguenze. E di chi sono queste conseguenze? Nostre. E allora come faccio a dire mi hanno licenziato, oppure non so, mi fanno arrabbiare, come abbiamo detto prima? Come possiamo fare questo discorso qua? È impossibile. Perché esiste solo uno. Esisto solo io e tutto ciò che io riesco a portare nella mia consapevolezza. Non esiste nient'altro. Allora il procedimento di questi furbacchioni delle foglie era quello di cercare di portare la persona a concepire la propria storia in un modo tale che fosse in prima persona. E guarda caso scoprirono quello che si dice il karma. Karma, ragazzi, come dite a Roma, karma. Che cos'è? Cos'è questa cosa che chiamiamo karma? Lo sapete cosa vuol dire karma in sanscrito? Ti interrogo. Letteralmente, cosa vuol dire la parola karma? Azione. Azione cosa vuol dire? Chi è che la fa l'azione? Agire, sì, ma qualcuno deve... Come faccio ad agire senza un pulso? Come si chiama l'impulso? Scelta. Ma allora, scusa, ma come facciamo a definire karma, destino? Qualcuno dice destino, se invece è una scelta. Torniamo di nuovo a quel giochino che vi ho fatto all'inizio. È tutto scritto o no? Stiamo parlando di destino o stiamo parlando di destina azione? Da chi dipende se la nostra vita è frutto del destino o è una bellissima destinazione? Da noi. E allora, se io fossi un rishi, se fossi uno di questi che doveva scrivere, mi sarei seduto insieme ai miei compagni e avrei detto: caspita, ma come facciamo? Se adesso scriviamo che questa persona incontra questo, fa quest'altro, poi questa persona pensa magari che la sua vita sia fatta così. Invece noi vogliamo solamente vedere quali sono le conseguenze delle azioni che questa persona fa o ha fatto, che ancora passano e richiedono un po' di tempo prima di essere assorbite o estinte o finite. Voi sapete che ogni azione provoca una conseguenza importante. Quando finiscono le conseguenze di tutte le azioni che abbiamo fatto nella nostra vita? Eh? Chi lo sa? Non basta, non solo quando moriamo. Sapete la storia di Mao Zedong che ha fatto uccidere tutti i passeri? La sapete? Vedete su internet, è famosissima. Mao Zedong dice alla Cina: cacciate e ammazzate i passeri perché rubano il grano ai compagni. E questi tutti nelle campagne, con pentoloni, pentolacce, pietre, di tutto, hanno fatto una strage di passeri. Una strage. Da lì a poco cosa è successo? No? Non ci sono più passeri per mangiare gli insetti, quindi... epidemie, cavallette, disinfestazioni, milioni di persone muoiono. Andate su internet, vedete. Milioni, carestie, milioni di persone muoiono. A causa di questo, cosa bisogna fare? Debellare tutti questi insetti, quindi? Pesticidi a manetta, vai, tutti, dobbiamo mettere tutti i pesticidi. A causa di questo, cosa succede?
le api muoiono. Oggi la Cina è l'unico paese al mondo dove non ci sono le api e dove gli cinesi comprano il polline in bustina e in 50 si appendono ad un albero con il cotofioc per impollinare fiore dopo fiore. Non lo sapevate questa storia? È allucinante. Ma andate su Google a trovare. C'è un bellissimo film che fa vedere, sono riusciti a entrare a vedere, vedi tutti questi 50 cinesi appesi con il cotton fioc che impollina. Chi è il padrone di queste conseguenze? Quando facciamo delle scelte, siamo consapevoli fino a che punto arriva la nostra, tra virgolette, responsabilità? Ci interessa sapere a che punto sono, che bagaglio ho passato che mi sto ancora portando indietro? Magari, sapendo tutto questo, magari potremmo scoprire un'altra cosa. Magari potremmo scoprire che tutti gli eventi della nostra vita non sono altro che per fare cosa? Se abbiamo detto, se per caso esistesse un bagaglio che noi ci portiamo dietro e che siamo venuti apposta per rilasciare, compensare, colmare, equilibrare, dite quello che volete, gli eventi a cosa servono? Per fare proprio questo. Non ci sono altri eventi. Non esiste un evento che non serva a noi per fare questo. Ma allora, caspita, però se allora a questo punto il problema diventa grave, perché non solo non si può predire perché dipende da come io la vedo, ma anche tutto ciò che mi capita, di fatto, non è altro che la mia unica preziosissima opportunità di colmare qualcosa di incolmato per il quale sono venuto qui apposta. Caspita, ma allora scusa, quando mi ha lasciato la donna, ma allora quando mi è successo questo, ma allora quando mi hanno licenziato, ma allora quando mi hanno fatto qualcosa. Siamo capaci di riscrivere la nostra storia in prima persona riuscendo a non dire più lui, loro, essi, ma dire io, perché in qualche modo è successo così, cos'è? Questa è la mia opportunità. Cosa vuol dire? Allora capisco perché tutti gli illuminati dicono no, abbraccia aperte, come si dice, poggi l'altra guancia, ditelo in qualunque modo vogliate. Diventa però necessario semplicemente accogliere qualunque cosa viene, perché? Perché è l'unico modo che abbiamo per bilanciare. E caspita, però allora a questo punto, allora voglio saperlo. A questo punto voglio saperlo, perché se no la mia vita non diventa altro che una serie di eventi, e comunque sono sempre stato molto bravo a trovare a chi dare la colpa. Bravissimo. Questo per colpa sua, quello per colpa sua, quello per colpa sua. Invece io voglio tornare a essere proprietario delle mie conseguenze. Sentire che la mia foglia mi raccontava una storia che proveniva da molto lontano e nella quale io mi riconoscevo anche se non me la ricordavo, mi ha permesso di mettere la mia vita in una prospettiva più lunga. Uscire dalle unità di misura che avevamo detto prima, che sono quelle che utilizziamo normalmente, è proprio come con una retta si può definire la direzione, perché da un punto passano infinite rette, ma da due, quante rette passano da due punti? Una. E cosa ci dà una retta? La direzione. A questo punto diventa possibile individuare a che punto del mio percorso io sono. Però c'è un altro punto ancora. Se io scopro a che punto sono del mio percorso, ho due scelte.
davanti, posso decidere di accelerare se voglio andare. Cioè, se io ti dico, guarda, tra pochi minuti tu esci, incontri Marco, cosa succede? Tu in quel momento hai una scelta. Che scelte hai? Se Marco ti sta sulle balle, non ci vai, no? Se invece ti sta simpatico, esci. Ma se non lo sai, hai una scelta? No, vai fuori e lo becchi. No? Allora, funziona un po' come la bolletta del gas. Chi è che c'ha la bolletta del gas? No, perché voi dovete sapere che la saggezza è sempre intorno a noi, eh? No, veramente, eh? Cioè, non è un problema di contenuti, è un problema di antenna. Noi abbiamo un problema di download. La conoscenza è presente. La carica nel campo mostra solo l'esistenza del campo, ma il campo è lì. Finché non ci siamo dentro, sembra che non ci sia, ma è tutto lì. Allora, come funziona la bolletta del gas? Chi è che lo sa? Qualcuno purtroppo dice, la signora, come ti chiami? Elisabetta, come funziona la bolletta del gas? No, non funziona proprio così. Attenzione, ecco perché sei insoddisfatta delle... No, devi pagare, quello comunque bisogna pagare. Cosa succede? Adesso forse con internet hanno cambiato questo sistema. Come funzionava? Sulla base di... Eccola, brava. Del consumo presunto stipuliamo che facciamo una predizione, no? Ti piace la parola predizione? Facciamo una predizione che tu quest'anno spenderai 1.000 euro. Sulla base di che cosa? Del consumo presunto. Sì, presunto su che base? No, sul passato, sulla base del consumo passato, per cui sulla base delle tue scelte di quando? Del passato, noi facciamo una predizione oggi che tu tra un po' devi pagare 1.000 euro. Ti va bene di pagare 1.000 euro di gas? No, tu l'accetti? Beh, allora lei pagherai 1.000 euro, invece lei come si chiama? Gabriella, senti cosa fa Gabriella. Nel momento in cui Gabriella riceve la predizione che dovrà pagare 1.000 euro di gas, cosa fa? Abbassa il riscaldamento. E quindi cosa succede? Quando passerà, arriverà al conguaglio alla fine? Dovrà anche essere rimborsata, non solo pagherà di meno. Perché tu non pensavi alla previsione del tuo passato. È possibile pensare che il nostro presente sia frutto delle scelte che abbiamo fatto ieri? Mi sembra una cosa tanto strana. E il nostro futuro? Quando viene deciso il nostro futuro? Oggi. Sapete che si può anche cambiare il passato? Un trucchetto. Sapete come si può cambiare il passato? Se io oggi faccio una cosa molto divertente, domani cosa ricorderò di ieri? Ma se io mi devo ricordare una cosa di 10 anni fa, è facile o difficile che me la ricordo? Dipende, dipende, sì, però normalmente le piccole cose no. Allora, se io ogni giorno metto una cosa, un momento di gioia nella mia vita, tra un anno, cosa mi trovo dietro? Gioia. Ci ricordiamo ogni giorno di mettere un momento di gioia così come investimento sui ricordi del futuro? Chi lo fa? Bravi. Chi non lo fa? Allora, ecco, che serve? Diventare consapevoli del fatto che io posso costruire il mio futuro e costruire il mio passato.
Vi faccio adesso però degli esempi. Volete sentire un po' di storie di persone che ho accompagnato? Chiaramente non vi faccio i nomi, ma vi voglio semplicemente raccontare come funziona. Inviando il pollice destro dell'uomo e sinistro della donna, in India queste persone vanno in giro in queste biblioteche antiche dove sono custodite queste foglie fatte in questo modo e raccolgono tutte le foglie che possono trovare che appartengono a questa famiglia. Dopodiché, una volta si doveva fare per forza dal vivo, ma oggi c'è internet, quindi organizziamo degli incontri via Skype, per cui da casa una persona può tranquillamente vedere, ci incontriamo e dobbiamo verificare se questa foglia è la foglia della persona. Quindi magari ci troviamo davanti 100 foglie, dobbiamo cominciare a vederne un pezzo una dopo l'altra, fino a che a un certo punto vengono fuori delle cose che la persona eclatanti che appartengono alla persona. Vi faccio un esempio. La cugina di Mira è una ragazza indiana del Sudafrica, è venuta a leggere la foglia a casa, per cui eravamo seduti vicino, non eravamo su Skype, però si può fare tranquillamente anche da casa. E mentre cercavamo la foglia, ogni volta che lei diceva di no, chiaramente, non so, tuo padre è ingegnere? No. E quindi evidentemente qui stava parlando di una persona il cui genitore era un ingegnere, quindi non è sicuramente la persona. E quindi scartava la foglia. A un certo punto gli ha detto, tu ti devi, sei sposata? E lei ha detto no. E quindi in quel momento anch'io mi aspettavo che questa foglia è sbagliata. Però vedevo il lettore continuare a leggere. Ma però dovevi sposarti? E lei dice, sì. Ma gli dice, no, non solo una volta, tu dovevi sposarti un sacco di volte. E lei allora, un po' stizzita, dice sì. E allora gli ha detto, è bene che non ti sia sposata perché il tuo primo marito avrebbe dovuto morire. Vabbè, allora io ho detto, vabbè, traduco, non c'è problema perché tanto non sei sposata, quindi cioè non è che sto dicendo una cosa che... Appena dico questa cosa, lei si mette a piangere, cioè ha un momento così. E dico, ma scusa, cosa succede? Lei ha detto, ho rifiutato 9 proposte di matrimonio. 9. Ma l'unica che ho presa in considerazione era il primo. Dopo pochi mesi che lui mi aveva fatto la proposta, questo ragazzo è morto. Allora il lettore ha detto, certo, perché lui aveva fatto il passo del matrimonio, lei no. Se lei avesse detto di sì, il matrimonio sarebbe stato completato, per cui lui il passo lo aveva già fatto, per lui il matrimonio era già accaduto e quindi lui ha preso la sorte del primo marito. Quel giorno io mi sono accorto che forse c'era da fare un po' attenzione a avvicinare certe tematiche, perché mi sono accorto che si entrava a vedere questi passaggi karmici da una persona all'altra o da una generazione ad un'altra. E quindi ho cominciato a scoprire queste cose e vi racconto altre storie. La storia più eclatante l'avete forse trovata anche nel ebook, chi ha già scaricato dal sito, ve lo ricordo, lefogliedeldestino.it, c'è un bellissimo ebook, ho raccolto un po' di storie, vi fate due risate, c'è un po' divertente ma anche bello intenso. La storia di mia sorella, che racconto sempre, però appunto la racconto anche oggi. Mia sorella nasce disabile, per cui al momento della nascita, per un errore di un dottore, purtroppo succede, no? Qualche cattivo dottore o qualche evento, la sfiga o il destino, chi volete voi, o una punizione divina, qualcuno subisce un evento e quindi mia sorella nasce disabile. Immaginate il pasticcio in famiglia, no? Qui la vita, non so se chi di voi ha dei figli con disabilità, sa che comunque la vita prende un'altra strada. Per cui non vuol dire che non sia una vita meritevole, però sicuramente rispetto alle persone, tra virgolette, che vivono normalmente, è una vita diversa. E
però noi tutti arrabbiati facciamo causa, io non ero ancora nata, adesso ti riporto, facciamo causa al dottore, giustamente, no? Perché è giusto, oppure facciamo questo, facciamo quell'altro, troviamo una soluzione, ma tanto il danno comunque è fatto. Lei diventa grande, diventa un po' esuberante con l'adolescenza, mia mamma va a farsi consigliare da chi? Da un dottore. Questo dottore, un altro, sbaglia la terapia, insomma, andavano di moda certi neuroletici allora importanti, comunque, bam, seconda ammazzata. E a quel momento mia sorella non può più, non parla più, entra in un modo così, insomma, una situazione difficile. Io, questa cosa a me non andava bene, quindi ho cominciato di su. Un giorno ho detto, ma sentiamo, possiamo vedere la foglia di mia sorella? Lei non parla, per cui non ho potuto sicuramente fare. Ho preso la sua impronta, l'ho portata in India e ho cercato di trovare la foglia. Ho trovato la foglia. Sapete cosa ho trovato sulla sua foglia? Cos'era nella sua vita passata? Un medico. E cosa faceva questo medico? Loro erano in un villaggio che non saprei neanche ripetervi il nome, da tanto era lontano e da tanto era impronunciabile, per cui non, sicuramente non sapevano niente né di me né di nessuno. Cosa faceva questo medico? Faceva esperimenti con le medicine sulle donne in gravidanza. Le aiutava a abortire, ma testava anche nuove medicine per la sua carriera, eccetera. A causa di questo, chiaramente, ha creato danni enormi a delle persone e per questo sulla foglia c'è scritto che in questa vita non potrà gioire delle gioie della famiglia e della prole. È interessante. Io quel giorno ho trovato pace. Eh sì, perché non solo non voglio più che fare qualcosa che le impedisca di bilanciare quanto ha sbilanciato. Ma sono favorevole, sarò lì al fianco a rendere questo percorso più confortevole possibile, ma senza evitarglielo, perché voglio che tutto questo venga pagato adesso. Ma non solo questo, la foglia dice che lei è nata come un sadhu. Chi è che sa cos'è un sadhu in India? Sono quelle persone spiritualmente che dedicano la loro vita alla spiritualità, lasciano tutto, per cui si distaccano, e vivono sulla riva dei fiumi, li avete visti, non sono magari... E cosa fanno per riuscire, io poi l'ho scoperto, non è che vogliono farsi la marijuana, per riuscire a distaccare ancora di più tutti gli attaccamenti della mente, utilizzano delle erbe e quindi fumano oppiacei. Mia sorella è nata come un sadhu, c'è scritto, e quindi nella nostra famiglia c'è scritto che io devo stare davanti ai suoi occhi il più possibile perché lei mi connette col divino ogni volta che mi guarda. Bellissimo. Quel giorno io ho trovato la mia pace. E ho cominciato poi chiaramente a dover investigare, ho detto magari posso portare anche altre persone, magari posso aiutare delle persone a vedere se si riesce a trovare la foglia. Facciamo vedere due foto, can we show some the picture? Non è che c'è molto, we see this later. You can go, ecco. Sono tutte comunque così, alcune sono scritte malissimo, vai avanti, move on. Sì, queste qua. Ecco, questo era il luogo dove tenevano queste foglie. Allora, siccome la tradizione delle foglie è una tradizione pre-vedica, vuol dire che proviene prima dell'invasione ariana dell'India, e quindi è una tradizione che loro chiamavano Dravidians, non so come si chiamano in italiano, tu sei il Dravidi, da cui probabilmente tu dicevi che hanno trovato anche qui in Europa delle sigle. Quindi il concetto è che questa cultura stava lavorando con un contatto
contatto con il divino attraverso il canto. Io questo è quello che ho trovato. E infatti queste foglie sono delle canzoni, sono delle poesie scritte in rime. Adesso chiaramente non le possiamo interpretare, però mi hanno insegnato a vedere quando poi si trascrivono i sonetti per distinguere i falsi dai veri, c'è una metrica precisa che viene rispettata. Per cui erano dei canti, delle poesie, attraverso cui veniva trasferito il sapere. E quindi erano i block notes, l'iPad, erano l'iPad di questi saggi che volevano verificare in che modo passasse il karma attraverso le azioni e gli eventi da una generazione all'altra e vedere quali fossero i collegamenti. E quindi probabilmente avevano anche deciso o pensato quando sarebbe stato il momento migliore per qualcuno o per un periodo storico o per una parte del pianeta a ricevere determinate informazioni. Questa è la mia opinione, chiaramente. Perché? Perché da quando io ho cominciato, adesso 250 persone hanno trovato la loro foglia, si stanno dedicando a fare determinate cose, hanno capito, sono stati un po' risvegliati. Vediamo un po', ecco, questa era. E quindi adesso loro le tengono tutte sotto, eh sì, non è che stavo facendo la foglia al cane, eh? You see the dog there, you don't see that. Questa era per una. Eravamo in collegamento con una signora che stava facendo la sua foglia, però lei ha la foto del suo profilo è un cane. E questo è quello che si vede quando facciamo da casa questi collegamenti. E quindi, come potete vedere, ci sono delle foglie che sono molto antiche, per cui vengono tenuti gli originali sotto questi templi. E vengono fatte determinate copie che poi vengono mandate in giro. E quello che io ho fatto fino agli ultimi 2-3 anni è quello di portare le persone a vedere se per caso trovano la loro foglia. Ma mi sono accorto che dietro a tutto questo c'è poi però un risveglio di persone che invece si attivano, cominciano a scoprire delle loro cose. Adesso si parla della purpose in life, no? Scoprire lo scopo della vita che va oltre i propri diciamo desideri, piaceri, mi piace, non mi piace. Ci sono degli scopi per cui siamo venuti. E quindi niente, la cosa che mi ha affascinato enormemente è stato proprio riuscire a posizionare me stesso all'interno di questo percorso che abbiamo quindi detto da poca saggezza a tanta saggezza, da poca libertà a tanta libertà. E vi racconto un altro aneddoto. Nella mia foglia nel 2006 c'era scritto che avrei dovuto andare a Roma, hanno detto, e avrei trovato un guaritore e avrei dovuto ascoltare bene quello che questo guaritore avrebbe detto, perché non l'avrei mai più rivisto in vita mia. Vabbè, mi sembra una profezia di quelle di Terzani, no? Quindi dice un giorno l'indovino mi disse, perché alla fine tanto questo qua non lo vedrò mai più, mi poteva dire qualunque cosa. Però questa storia qua del Roma e del guaritore mi è rimasta un po' come un tarlo. Però dal 2006 non mi capitava mai di andare a Roma. Ogni volta dicevo, dovevo andare a Roma. E poi dopo si cancellava. Passano un po' di anni fino a 2 anni fa, quando dopo il matrimonio mia moglie mi dice giustamente, non mi porti mai da nessuna parte, voglio andare a Roma. C'è questo corso, andiamo a fare un corso di comunicazione. Ho detto benissimo, andiamo a fare questo corso. E intanto però mi ricordavo, ma sai che magari sta storia, voglio proprio vedere come va, no? Perché io devo convincermi anche a portare delle persone, ci metto la mia faccia, faccio delle cose, però deve funzionare sta cosa, no? Che ci sto a fare. Allora vado a Roma e stiamo 5 giorni. Voi potete immaginare, il corso, 150 persone. Roma, io dicevo, scusa, ma lei è un guaritore? Scusi, no, papà. Piazza del Pole, piazza di San Pietro, no, c'era uno vestito di bianco, dice, scusi, lei è un guaritore? Mi fa. Ho fatto, no. Ma, sì, infatti mi ha detto, no, io non guaritore. No, scherzo. Comunque, noi dalla finestra, stila su, scusi, ma lei è un guaritore? No, non guaritore. Vabbè, 5 giorni, nessun guaritore. Vabbè, ormai, ho detto, vabbè, tanto facevo il corso, è finita lì.
Mancano 2 ore al treno per partire da Roma Termini. 2 ore. Il corso sta per finire e il docente dice: qualcuno di voi vuole presentare il progetto per vedere se avete capito quello che abbiamo insegnato nel corso? Oh, vengo io, ho detto ok, salgo sul palco. Che progetto vuoi presentare? Presento le foglie del destino. Ah, va bene, bla 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 bla. Bene, bravo, sbagli di qui, sbagli di là, benissimo. Il corso è finito, andate in pace, arrivederci a tutti. E salutano. Io scendo dal palco, arrivano una decina di persone e cominciano: oh, ma scusa, ma ho visto il servizio di voce, bello questa cosa, e continuavo a parlare, no? E c'era uno lì che continuava a dire, per me è una stupidaggine. Detto, scusa, cosa posso dire? No, ma funziona, scusi, ma e mi continuava a rompere le scatole, no? E io dicevo, vabbè, e comunque sì, se voglio poi ne parliamo, mi scusi, ho 10 persone qua devo parlare. Ma funziona, sì, ho trovato il 9 di mio mondo, e continuava, e mi dava un fastidio pazzesco. Allora a un certo punto mi dice, ma funziona anche per lei, l'ha provato? E ho detto, sì, guardi, anche, per volevo togliermelo, gli ho detto, guardi, pensi che adesso dovrei anche incontrare un guaritore, sono venuto giù apposta a Roma, mancano 2 ore, però adesso sono qua, così mi lasci tranquillo, cioè non è... Questo mi guarda e mi fa, beh, se c'è un guaritore qui nella stanza, è quel signore laggiù sicuramente, perché è un famoso guaritore russo. E io, allora, siccome questo mi stava proprio sulle balle, cioè, ho detto, guarda, grazie mille, è laggiù nel fondo della stanza, e dopo ci vado, cioè, grazie, arrivederci, va, no? E continuavo a parlare con queste persone. Passano, dico, 2 minuti, mi giro. Il guaritore era qui a fianco a me, con una ragazza. Io, stupito, mi giro e lei mi dice, vieni fuori. È presente a scuola quando ti vogliono fare il mazzo, no? Tu, vieni fuori. No, uguale. Ho detto, va bene. Allora ho detto, scusate, vado fuori un attimo. Usciamo fuori, questi non... cioè, silenzio, muti. Dietro la tenda dell'albergo di 5 Stelle in piazza vicino alla stazione Termini. Registra, dice lei. Io prendo il telefonino, registro. Su qua comincio, una lingua non l'hai sentita, lei traduce. Pam, mi partono i chakra e comincio a piangere così. Non è questo mi ha detto quello che dovevo fare nella mia vita. E che non dovevo smettere di avere tutti questi dubbi, tutte queste cose, che c'ho uno scopo, che devo assolutamente così darmi da fare, che è arrivato il momento, cioè in fondo là, pam, 2 minuti, mi saluta, se ne va. Lei che mi cercava, dice, non sapeva più dove fare, perché sono uscito con 2 sconosciuti lì, cercava dietro le tende dell'albergo, mi trova lì che ero sconvolto, mi ha portato così al treno, sono andato a casa e via. Da quel giorno ho deciso che anche se non avevo la più pallida idea di quello che sarei andato a fare, ho pubblicato il sito, ho cominciato a fare una ricerca che adesso ogni giorno mi porta dello stupore. E quindi vuol dire che dipende da noi riuscire a scaricare o a fare il download di queste informazioni che sono già presenti. Vuol dire che dipende da noi riuscire a essere sempre disponibile e diventare uno strumento. Voi siete qua, è un bellissimo manifestazione, io la riassumerei la manifestazione per diventare strumenti. Cosa vuol dire diventare strumento? Quando è che uno è un buono strumento? Quando diciamo il rame, no? Per esempio, quello è un metallo che è un buon conduttore. Qual è il metallo che è un buon conduttore? Eh? Sì, ma perché è un buon conduttore? Come fate a dire che un metallo è un buon conduttore? Perché è un buon conduttore? Trasmette totalmente cosa? Ciò che... trasmette tutto ciò che arriva, però senza trattenere o consumare per sé. Questa è la definizione di buon conduttore.
Vuol dire che qualcuno ti mette dentro, non so, un po' di energia. E tu, almeno tanta quanta ne ricevi, la fai passare. Se invece te ne tieni un po', cosa succede? Non sei un buon conduttore. E se invece la consumi tutta per le tue cose interiori, cosa succede? Non vieni scelto come buon conduttore. Perché uno dice, vabbè, ma sì, ma noi tutte le volte ci mettiamo dentro 100 kg di roba, ne esce fuori zero. Vabbè, dai, tienilo lì da parte. Ma no, i conduttori buoni sono altri. Come si fa a diventare strumenti? Come facciamo a diventare veramente dei buoni conduttori? Cos'è che tratteniamo? Quando è che tratteniamo queste cose? Attraverso emozioni, attraverso le nostre scelte. Ecco perché si parla di karma, ecco perché le pratiche spirituali servono per pulire il karma. Perché attraverso le scelte ci concediamo tutta una serie di emozioni che consumano e bruciano ciò che invece dovremmo fare per portarlo. E quindi ci sono persone che bruciano tutto, persone invece che non bruciano niente, anzi, tutto quello che entra viene raddoppiato. Quello è un santo. Cosa fa di fatto il santo karmicamente? Qualcuno di voi va ai beauty center, no? Ai centri di Ayurveda, o centri, chi fa Ayurveda? Qualcuno ha fatto già un detox, qualcosa del genere? Sì, come funzionano i detox? Cosa fa quando uno va a fare un detox? Detox. Purificazione, di che cosa? Di qualche tossina, qualche schifezza che ci abbiamo dentro, bisogna portarla fuori, no? Ma è fatto di due fasi il detox. Due. Una, smettere di produrre la schifezza. E il secondo? E beh, quello lo diamo per scontato. Tirarla fuori. Se ne fai solo una di queste due, il detox, non funziona. Perché smetti, ma quelle che hai già le ti rimangono dentro. Se invece continui a farle, anche se le butti fuori, non serve a niente. Hai pagato per niente. Per cui o smetti insieme e le butti fuori quelle che hai fatto, o se no non serve a niente. Il santo cosa fa? Il santo è uguale, è un detox del karma. Lui cosa fa? Non fa più azioni che creano più casini. E allo stesso tempo si preoccupa di pulire quelle che in passato siano per caso già state fatte. Basta. Cosa sono i peccati quando diciamo un peccato? Cos'è un'azione sbagliata? Un'azione sbagliata è quando riduce le nostre possibilità di scelta future. Un'azione buona è quella che invece aumenta le nostre possibilità di scelta. Non c'è un giusto o sbagliato, è un ragionamento di potenza, di efficacia. Fumare aumenta o riduce le mie possibilità future? Rispondete voi. E quindi? Non è che bisogna essere salutisti per forza, ma se volete avere più opzioni, è una vostra scelta fare delle scelte che aumentino di più. È giusto? E questo è karma però. Perché il karma diventa il modo in cui noi percepiamo le cose intorno a noi. Come abbiamo detto prima, la persona che guarda il mondo attraverso degli occhi distorti, degli occhiali distorti, come vedrà il mondo? Distorto. E se questi occhi grigi e sporchi, come vedrà il mondo? Basta. È semplice. Quindi io sono rimasto, scusate, datemi il tempo perché io non so. Finito, scusate, io non sono svizzero. E non ho l'orologio. devi farmi, non devi fare così, devi fare così, così. Benissimo, allora, io sono qua. Se avete voglia di fare delle altre domande, ci sono anche dei volantini qua. Volete ricordarvi il sito da scaricare l'ebook.
Quindi siamo qua in giro, se hai qualunque informazione io vi ringrazio, spero di avervi ispirato, perché mi interessava più che altro condividere di più la mia gioia di poter iniziare questo cammino, e ringrazio tutti e me ne vado. Grazie Max, grazie ancora Massimo. Che non va bene. Volevo ancora un attimino qui Max e Mira, perché c'è Imma che vuole particolarmente dirgli qualche cosa. Imma? Scusate, non voglio intromettermi dopo il relatore fantastico che abbiamo oggi. Io volevo ringraziarlo particolarmente, ringrazio anche Mira che ho avuto oggi il piacere di conoscerla, con Max c'è stato già modo e maniera di conoscerci per altre cose, e faccio parte delle 250 persone che hanno fatto la foglia, Max carinamente è rimasto riservato, ma mi permetto di spendere due parole, perché al di là di come la prenderete se farete questa esperienza che consiglio, è veramente una crescita personale, spirituale, e chiaramente il cambiamento avviene grazie a noi, e grazie alle persone che lavorano dietro, perché lui non ha pubblicizzato, e mi permetto di farlo, ma perché ho provato, c'è un lavoro veramente molto molto grande dietro, e io devo dirgli grazie. Io, se posso permettermi senza esagerare, sono rinata, sarebbe una cosa come se dovessi farti il pagatolo, diciamo, no, però sicuramente mi ha dato una grande gioia e ho cambiato molte cose. Molte. Se oggi sono anche qui è grazie anche per la foglia che mi ha dato una grande spinta, per cui ci tenevo particolarmente a dire grazie. Detto questo, ci vediamo alle 14:30 qui per la prossima conferenza. Buon appetito a tutti!